Buonasera, eccoci di nuovo alla Galleria d'Arte in Villa all'interno del porto Marina Cala de' Medici a Rosignano Castiglioncello. Stasera inauguriamo la mostra di Araldo Camici, un pittore di Livorno molto conosciuto e molto bravo, con una grossissima esperienza. La mostra durerà fino al 4 agosto, con orari dalle 10:30 la mattina fino alle 12:30, il pomeriggio dalle 17 fino alle 19:30 e anche dopo cena, ormai vista l'estate, dalle 21:30 alle 23:30. La galleria rimane chiusa lunedì, naturalmente, l'ingresso è libero e siete invitati a venire a vedere questa mostra. Ringraziamo le signore e i signori convenuti stasera alla mostra del maestro Araldo Camici. Siamo di fronte a un pittore che ha fatto una ricerca, passando dal figurativo, piano piano è entrato in un rapporto liberando le forme, il colore, il senso della sensibilità, di come il colore certe volte, aprendosi dentro uno spazio, crea delle emozioni ben particolari, come vedrete nella mostra. Perché? Perché certe volte ci sono degli aspetti che il colore bisogna sentirlo fortemente, profondamente, come il maestro Camici sente, è visto che sente questo il colore, è molto importante, è importantissimo. Quindi il colore ti guida, se tu lo guidi ti guida, importante che tu sempre abbia quel rispetto del colore che già ha la propria espressività, la propria personalità, il colore già come è e non va mai sporcato. Ti dà tutto se tu non lo sporchi, ti dà tutto se tu gli dai la considerazione che merita. E Araldo Camici sa fare questo con un'eleganza di sensibilità. Poi certe volte quelle tracciature che sembra quasi che si possano dialogare, non racchiudere, ma tracciare quello che è la visione dell'insieme. E vedrete come lo fa in modo molteplice. È molto importante questo, vedere questo. E poi in più bisogna dire questo, che vedere un pittore che si pone la domanda della spazialità dentro il senso delle profondità, come se fossero viste, mi permetto di dire, dall'alto, come se tu vedessi dall'alto qualcosa e tu potessi poi darcelo frontale. E questo mi ha fatto un effetto molto interessante, e te lo dico. È importante quello che vedrete e mi raccomando, vedete e guardate i dipinti col senso di vedere come il colore attraverso la sensibilità di questo pittore diventa una narrazione unica per ogni momento che vi sta proponendo. È molto importante questo, è molto importante perché oggi abbiamo bisogno di vedere delle purezze, perché siamo abituati tante volte a vedere qualcosa che è impuro e che non ci fa piacere. Almeno qui abbiamo qualcosa che fa piacere perché ha quelle purezze che secondo me tracciano bene la personalità del pittore. E sono contento di essere qui a parlarne e mi fa piacere averlo conosciuto. Grazie. Oltretutto è anche uno scrittore, sinceramente questo mi fa. Sì. Questo è come un dono in più che ci dà. Perché anche scrivere ha un senso ben preciso. Oggi bisogna iniziare a scrivere. Una volta un amico a degli amici a Natale fece un regalo solo, una matita, e disse sì il computer ma anche la matita. Mai scordare che le mani servono per creare anche qualcosa.
L'intelligenza artificiale non farà mai quello che farà un essere umano. Se lo possono sognare, ma non ci arriveranno mai. Mai. Non illudiamoci che ci vogliono far diventare quello che non siamo. Noi siamo umani e grazie all'arte siamo veramente degli umani speciali. Siamo gli unici esseri viventi di questo pianeta che riescono a fare arte. Gli animali non la possono fare, ma noi sì, perché abbiamo questo grande dono. Vi ringrazio, siete stati molto gentili e mi fa piacere che veniate a vedere questa mostra. Grazie. 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 Ma io posso aggiungere soltanto che sono contento di avere questa bella cornice, che forse è anche troppo per i miei quadri, insomma, comunque mi danno un valore ulteriore e soprattutto accolto il, cioè, quello che è la spinta principale che mi anima, il colore, perché come diceva il professore qua, il colore, diciamo, è la base di ogni iniziativa pittorica. E riguardo alla lettura, alla scrittura, praticamente è stato un percorso simile, perché ogni giorno praticandola si scopre mondi nuovi e non si finisce mai, quindi è un doppio divertimento. E sono lieto di queste parole fin troppo lusinghiere. È stato fin troppo buono. No, ma l'ho detto perché le credo. Perché, va bene, ringrazio. Ti ringrazio. Peccato di non poterci frequentare, perché ci siamo conosciuti così e ci siamo capiti subito. Ok, grazie a tutti.